Gran Premio del Giappone, appuntamento molto importante perché dopo questa gara ne mancheranno soltanto 5 alla conclusione e le ambizioni mondiali di Fernando Alonso si vanno a scontrare con quelle di Sebastian Vettel, già reduce da 2 mondiali consecutivi vinti nella passata stagione e 2 anni fa. Ricorderete tutti il beffardo finale di Abu Dhabi in cui Alonso venne superato da Vettel in classifica proprio all'ultima gara per un errore di strategia. L'anno scorso il dominio della Red Bull, quest'anno invece sembrava tutto fatto per Alonso o magari per la McLaren che sembrava davvero competitiva. Invece 4-4 è riuscito fuori ancora una volta Sebastian Vettel, che dopo aver rosicchiato 10 punti ad Alonso nell'ultimo Gran Premio di Singapore grazie alla vittoria, il contemporaneo terzo posto dello spagnolo, adesso è il rivale più agguerrito del pilota spagnolo della Ferrari, che comanda la classifica con più 29 proprio su Sebastian Vettel. Vettel che però in questo finale di mondiale può disporre di una Red Bull tornata spaziale come lo era nella passata stagione. Intera prima fila per le due Red Bull, con Vettel davanti a Webber. Ieri in qualifica 2 decimi di differenza, Webber è anche tornato molto competitivo. Purtroppo va detto questo, va sottolineato anche questo, che la Red Bull e anche la McLaren hanno un secondo pilota, cosa che invece non ha purtroppo la Ferrari, visto che Felipe Massa continua a deludere. Terza e quinta posizione per le due Sauber, in mezzo c'è la Lotus di Grosjean e poi Fernando Alonso, tutto pronto, si accendono i semafori rossi, si spengono in questo momento, partito il Gran Premio del Giappone con Fernando Alonso che cerca la traiettoria interna, per poco non va ad urtare la Lotus di Grosjean, cerca il corridoio, in qualche modo lo trova, ma attenzione, è fuori una monoposto, probabilmente proprio, se non ho visto male, proprio quella di Fernando Alonso. Speriamo ovviamente di esserci sbagliati, anche una Red Bull, perché non vediamo più Webber, che è uscito di pista, evidentemente è partito male. Massa è quarto addirittura, ma non vediamo tra le prime posizioni Alonso, e quindi purtroppo dobbiamo confermarvi che era Fernando Alonso. Anche una Red Bull fuori, ma anche Fernando Alonso, purtroppo questa è la brutta notizia. Cercheremo di capire se Alonso è in grado di ripartire, purtroppo la regia internazionale no, eccolo qui Alonso che è sceso dalla monoposto. Ritiro di Fernando Alonso clamoroso, Alonso si ritira e dunque il mondiale si riaprirà, perché Vettel, se vincerà questa gara, andrà a 4 punti di distacco da Fernando Alonso, che è stato costretto al ritiro. Purtroppo avevamo visto bene, Alonso con la Ferrari si ritira, safety car in pista, ci risentiremo nel corso del GR1 per darvi la nuova situazione, ma purtroppo le notizie dal Giappone sono pessime. Fernando Alonso si è ritirato subito dopo la partenza. La linea allo studio. E ora torniamo a Suzuka, dove è in corso il Gran Premio del Giappone di Formula 1, aperto con la clamorosa uscita di scena di Alonso. Diamo la linea a Giulio Delfino che ci aggiorna, buongiorno. Sì, buongiorno, purtroppo il ritiro di Fernando Alonso subito dopo la partenza. Alonso ha cercato la traiettoria interna, purtroppo è entrato in rotta di collisione con la Lotus di Raikkonen, che di fatto lo ha toccato e l'ha costretto a una sbandata terminata sulla ghiaia. Contemporaneamente anche un'altra Lotus, protagonista in negativo, quella del solito Grosjean, che ovviamente in partenza combina sempre qualcosa, questa volta ha buttato fuori Webber ed è stato penalizzato con 10 secondi di stop and go. Dunque ritiro di Alonso, purtroppo molto importante per la classifica, perché Vettel è al comando, sta già dominando il Gran Premio con 5 secondi di vantaggio sui suoi inseguitori, tra cui il beniamino di casa Kobayashi. Se Vettel dovesse vincere il Gran Premio si porterebbe a sole 4 lunghezze da Fernando Alonso. Prossimo aggiornamento nel GR1 delle 9. Siamo nel corso del 19° dei 53 giri in programma, ricordiamo per quanti si fossero posti all'ascolto da poco che Fernando Alonso purtroppo si è ritirato alla prima curva dopo un contatto con la Lotus di Kimi Raikkonen, che lo ha toccato da dietro e lo ha costretto alla foratura. Quindi fuori Alonso, in testa Sebastian Vettel, che vincendo questo Gran Premio si porterebbe a soli 4 punti in classifica da Fernando Alonso. Via radio stiamo ascoltando Jenson Button, che è in terza posizione alle spalle di Vettel e Massa, che con la Ferrari in questo momento è secondo. Sono cominciati i pit stop solo per confermarti che Vettel è in testa, Massa con la Ferrari in seconda posizione ha sfruttato lo stint lungo per il pit stop e dunque è risalito fino alla seconda posizione, però è ben lontano da Vettel, e alle sue spalle ha Kobayashi, Button, Raikkonen ed Hamilton. Questa è la situazione, si è appena ritirato Perez, ricordo ancora che Alonso purtroppo si è ritirato al primo giro. A te la linea, prossimo aggiornamento nel GR1 delle 9. Sì, ricordiamo il ritiro di Fernando Alonso al primo giro, Alonso toccato dalla Lotus di Raikkonen al via, ha forato e non ha potuto più riprendere
riprendere la gara, che è comandata, dominata da Sebastian Vettel, che vincendo questo Gran Premio per ora ha 15 secondi di vantaggio su Felipe Massa, ottimo secondo con la Ferrari. Dicevamo, Vettel vincendo questo Gran Premio si porterebbe a soli 4 punti in classifica da Fernando Alonso. Per il resto, alle spalle di Vettel e Massa troviamo Button e l'idolo di casa Kobayashi in lotta per il podio, dietro di loro Hamilton e Raikkonen. Tutto questo a 16 giri dalla conclusione del Gran Premio. Seconda vittoria consecutiva per Vettel, che domina il Gran Premio del Giappone e si porta a soli 4 punti in classifica da Alonso, costretto al ritiro subito dopo il via. Lo spagnolo della Ferrari, dopo un contatto con la Lotus di Raikkonen, finisce nella ghiaia con la gomma bucata, e così Vettel gli recupera altri 25 punti. Un vero peccato, perché la Ferrari di Massa chiude al secondo posto, a dimostrazione che il potenziale della rossa in gara c'era e come. Sul podio finisce anche l'idolo di casa Kobayashi, eroe nazionale dopo la battaglia vinta con la McLaren di Button. Tra 7 giorni di nuovo in pista, Gran Premio della Corea, Alonso e Vettel sono separati da sole 4 lunghezze. La Red Bull torna dunque ad essere la favorita per il titolo.